Via, dritti. Ciao a tutti. Oggi volevo parlarvi di una zin, e esattamente di The Legend of the Gallows End. Eccolo qua. Ah, una zin che si presenta in questa maniera, piena di tantissime altre piccolezze che dopo vi racconto. The Legend of Gallows End è, come dicevo, una zin, è un'avventura di Becky Peel. Spero di averlo pronunciato bene, Becky Peel, ok? Che cosa abbiamo tra le mani? Gallowend è una delle opere della Zine Quest numero 3, cioè quella per quanto riguarda l'anno in corso, cioè il 2021. 21? Sì, 21. Controllate per favore le date del video da qualche parte, dovrebbe essere la data giusta. In questo momento c'è un lapsus freudiano. Eccoci qua. L'opera si presenta come una 5, a differenza del solito che non è uno spillato, come dovrebbero essere le zin, in realtà è una brossura. È un'opera a colori all'interno a suo modo, ok? Anche se con questa forte predominanza di verde. Ma di cosa stiamo parlando? Gallowend fondamentalmente vuole essere un'avventura. È una zin che è un'avventura senza sistema. Non ha nessun sistema di regole all'interno, ha semplicemente un sistema molto semplice di taratura degli scontri che si va a incontrare nella sua storia, ed è una storia ambientata nell'isola di Mirabilis, un setting che fa proprio parte di questo gioco, un setting di isole volanti, in cui tu di fatto giochi un pirata. In questo gioco si giocano dei pirati, in questa avventura si giocano dei pirati, alla ricerca giusto appunto del Gallows End, di quest'isola famigerata e del tesoro che vi si trova all'interno. Il sistema, come vi dicevo, non c'è. Il modo per poter rappresentare gli scontri è molto semplice. Una serie di X, tanti più ce n'è, molto simile al Room Tripla X, no? Più ce n'è, più diventa impegnativo. Generalmente si tara la quantità degli scontri sul numero di crew member, cioè di membri dell'equipaggio. Che cosa ha di fantastico quest'opera? Andiamo direttamente sul punto. Tanto per cominciare, è un'opera completamente illustrata, in maniera monografica, come potete vedere, e il carattere è simil grafia a mano. Il risultato è un'opera che sembra realizzata su un foglio e data a te. Ti fa sentire proprio il feeling della zin, della produzione indipendente che ti arriva tra le mani. L'avventura è estremamente semplice, non posso spoilerarvi, quindi non posso parlarne più di tanto, sono una cosa molto breve. L'avventura è un'opera molto semplice, classica piratesca, ma anche rivista sotto alcuni aspetti, ma fa esattamente il suo obiettivo, tanto più che si presenta proprio come un'avventura introduttiva. Lo dice chiaramente: voglio fare una cosa semplice per far giocare in una o due sessioni. Hai la scelta del tuo pirata iniziale, che te lo racconta, ti fa scegliere le possibili armi da pirata e ti lancia subito nell'avventura. Tanto che ti lancia con questo sistema, vedete? In cui sono le informazioni, il testo che il master può leggere a voce alta e il parlato diretto che alcuni personaggi fanno, consigliando proprio di dirlo e di farlo con un'intonazione. Ti dà qualche piccolo suggerimento su come permettere ai giocatori di entrare direttamente in gioco. Quando i personaggi si incontrano per la prima volta tra di loro, anche se hanno un passato in comune, hanno già fatto alcune scelte in comune quando erano sulla nave, al Dread Buccaneer, ok? E comincia proprio con, come in qualità di una crew, di fatto di un equipaggio, permettigli di potersi presentare tra di loro e se sono nuovi al gioco di ruolo, chiedi il nome, il loro pronome, ok? Molto americano, questa cosa attualmente è ovunque nel mondo del gioco di ruolo. E una piccola racchia di descrizioni fisiche del proprio personaggio. Questo è un ottimo momento e un'ottima chance per farli cominciare a parlare in character. E se non ci riesci, ti dice usa Ada. Ada che è la cameriera, una delle due cameriere del bucanier, che arriva sul posto a chiedere delle ordinazioni. Sono piccoli hint che permettono di spingere il gioco e di far sì che le persone cominciano a parlare in prima persona e quindi a entrare nel mondo dell'interpretazione. Ecco, questa piccola cura, questa attenzione, questa carezza al master, così come l'ho percepita, è il tono con cui è fatta tutta l'opera. È fatta con una delicatezza che nel game design ho visto poche volte, ed è molto molto avvolgente. Quando ti trovi a leggere le varie parti del libro, i piccoli suggerimenti, il tono è un tono delicato, da racconto, non da manuale. E questa cosa è interessante in un'opera scritta, cosa che non ho visto molto spesso. Questa è il Gallowend. Questa è una delle opzioni. Questa arriva da Kickstarter, ce n'è un poco attorno, ma a parte questo, questa è l'opera per come si presenta. Inoltre a questo c'era
un piccolo stretch goal, che erano queste fighissime mappe della nave che vai a utilizzare, la mappa del mondo. Oltre a questo, addirittura puoi prendere una specie di emporio che, essendo senza regole, è solo di illustrazioni che ti permette di averci i vari oggetti da poter mostrare ai giocatori, se puoi staccarli e darglieli. E poi c'è la cosa che in assoluto più mi ha colpito di tutto questo, di cui volevo realmente parlare. Arriva un biglietto. Thank you, Baker. Ok? Ti ringrazio, Baker, per aver sostenuto l'opera. Scritto a mano. Che ci saluta e ci ringrazia per aver preso le copie del gioco e per averli sostenuti. E questa cosa è una cosa di una umanità e individualità che mi fa sentire vicino al mondo delle zine, ok? Solo in un'opera del genere, solo in un'opera di fatto amatoriale, si riesce ad avere questa attenzione e questa cura individuale. Ecco, questo è l'esempio dell'esempio di una zine portata non solo dall'emozione, ma dall'emozione alla carta fino al lettore finale. In questo caso ero io, ma chiunque di voi lo trovi tra le mani percepisce questo. Questo è il Gallowhand, ok? Come vi dicevo, rapidissima, si legge in una giornata, illustrata fantasticamente, e si gioca, vi direi, lo dice, una o due sessioni. Due sessioni, io voglio bene, ma so due sessioni, perché tanto conoscendoci so due sessioni. Stop, nient'altro da aggiungere. The Legend of Gallowhand. Ecco a voi. Ciao.